Nel giorno in cui la Regione ha stanziato altri 10.300.000 euro per incrementare la raccolta differenziata in Toscana, presentazione ufficiale a Firenze per Sei Toscana, la società che ha vinto la gara per individuare un gestore unico dei rifiuti nel lato che riunisce le province di Arezzo, Siena e Grosseto. 1.000 dipendenti, un territorio di competenza vasto come metà della Toscana, 103 comuni e 1 milione di abitanti. Sono questi i numeri della nuova società, formata dalle aziende pubbliche che storicamente garantivano il servizio in questa parte della Regione e da alcuni soci industriali. Questi gli obiettivi prioritari. La sfida che abbiamo di fronte naturalmente è quella di migliorare ancor più l'efficienza del servizio, contenere i costi, garantire l'interesse pubblico naturalmente e soprattutto costruire un sistema di gestione dei rifiuti che ci avvicini sempre più ai migliori standard europei. In altre parole, incrementare ancora di più la raccolta differenziata e l'avvio al riciclo, in modo da ridurre sempre di più lo smaltimento in discarica. Su questo fronte i nuovi impianti principali sono quelli già previsti dal lato, un biodigestore anaerobico e un impianto di recupero energetico in provincia di Arezzo. Soddisfatta dell'avvio di Sei Toscana, la Regione che adesso punta a regolarizzare anche il lato rifiuti costa e centro, in netto ritardo nelle procedure per l'affidamento del servizio a un unico gestore. Siamo fiduciosi che nel giro almeno del prossimo anno anche gli altri reato facciano quello che è riuscito a fare lato sud, perché questo significherebbe poter concludere questa legislatura con un pezzo di riforma importante del sistema che la Regione ha voluto presentare e che comincia ad assumere una sua fisionomia. E che però può funzionare solo per aziende competitive e in grado di centrare l'obiettivo strategico dell'autosufficienza nello smaltimento. Come è noto, una parte importante dei flussi dei rifiuti indifferenziati del ciclo degli urbani dall'area metropolitana convergono negli impianti del lato costa e del lato sud.